È stato presentato il 15 maggio nello spazio Auturi del Salone del Libro al primo Festival Internazionale delle Scuole di Arte e Design, creativi di tutto il mondo, uniamoci. L'iniziativa, promossa dall'Accademia Albertina, è organizzata in collaborazione con la Consulta Giovani del Consiglio regionale. Al festival, in programma a Torino dal 1 al 26 luglio prossimi, prenderanno parte 70 accademie e scuole d'arte tra le più prestigiose d'Europa. Siamo con Fiorenzo Alfieri al Salone del Libro, dove viene presentato nello spazio Autori il primo festival internazionale delle scuole d'arte e design. Di cosa si tratta e perché? Dunque, innanzitutto lo organizza l'Accademia Albertina di Belle Arti, che è la nostra, diciamo, è la nostra università degli artisti, dei creativi, che tutti conoscono, si trova in via Accademia Albertina, la via omonima, e riunirà nel mese di luglio circa 60 scuole di tutto il mondo, tutte le italiane, che sono 25, portando ogni scuola 5 prodotti, 5 opere realizzate con i più diversi linguaggi. Quindi per tutto il mese di luglio sarà possibile vedere i risultati di questo lavoro, che sarà esposto innanzitutto in Accademia, alla Fondazione Sandretto, al nuovo Museo Ettore Fico, nell'Auditorium della RAI, nel Circolo dei Lettori. Il grosso sarà nell'Accademia, però in questi diversi altri luoghi ci saranno sezioni specifiche, per esempio alla Sandretto del Baudengo ci sarà tutto il video, al Ettore Fico ci sarà tutta la fotografia, mentre le espressioni più classiche, più tradizionali saranno all'interno dell'Accademia. Nasce a Torino il primo festival internazionale delle scuole d'arte e design. Qual è l'augurio che può rivolgere a questi giovani e promettenti artisti? Beh, l'augurio è di un'esplosione di fantasia, di libertà di pensiero, di pensiero divergente e non convergente, perché nel senso che la creatività ha bisogno di uscire un pochino fuori dalle righe. Ogni tanto serve il pensiero convergente, perché l'unione fa la forza, però quando si parla di fantasia, di arte, di rischio, di futuro, un pochino bisogna guardare oltre. Io mi auguro che sarà veramente una grande girandola di invenzioni, di pensieri, di spunti per il futuro.